Questa è la serie B-Win. Amici appassionati della serie B-Win, un cordiale buon pomeriggio da Flavio Suardi, libero liberati di Terni, allo stadio da dove vi parliamo. Subito la formazione della Ternana che avete visto in grafica, 3-5-2 per il tecnico toscano. Intanto comincia Ternana, Pro Vercelli. Battuta, pallone in area con il colpo di testa, tentato da Tiribocchi. Con la pallone in area, colpo di testa, Valentini e poi Litteri ancora all'interno dell'area, la rete. Il vantaggio da parte della Ternana, ha segnato ancora Alfageme su assist di Litteri. E Alfageme va al suo secondo gol stagionale in 19 partite. Spinal, ci sono tutti i saltatori in area di rigore. Arriva adesso la battuta, il colpo di testa di Modolo, fuori di un niente. Il cross in mezzo e poi la rete incredibile di Litteri, che va a terra infortunato e molto probabilmente neanche si accorge di aver segnato questo gol. Alfageme, lato corto dell'area, il cross in mezzo, la parte opposta, arriva Vitale che si coordina per il destro ed è un gran gol questo, ed è un gran gol da parte di Vitale, che sa tanto di game, set and match per la Ternana. Quinto gol stagionale per Vitale, 3-0 della Ternana sulla Pro Vercelli. Spinale, poi il lancio all'interno dell'area, c'è Tiribocchi, però ne resta lì Fazio, va a terra Tiribocchi, calcio di rigore, calcio di punizione di Spinale, poi Fazio, la rincorsa di Tiribocchi, il tiro rete, la Pro Vercelli accorcia le distanze con il calcio di rigore trasformato da Simone Tiribocchi. Di andava a terra, vediamo che c'è l'intervento, calcio di rigore ancora sul campo del Liberati. La rincorsa, il tiro rete, la doppietta personale di Vitale, partita che ancora una volta prende la via di Terni, sesto gol in stagionale per Vitale. Colpo in testa di Ciofani, Valentini, un miracolo, salvataggio poi di Cosenza. Attenzione che ancora buono per Dumitru, parte superiore della traversa. In corsa direttamente in porta con riesce a liberare il destro, arriva invece il tiro e la rete con il deviazione decisiva, il tiro è stato di Scavone. Arriva anche il 3 contro 1, il pallone per Dumitru, area di rigore, Dumitru si mangia il gol del 5-2. Arriva il fischio di Fabri, vince la Ternana per 4 reti a 2.